Ciao a tutti, uno dei principali motivi di sofferenza è che non si accetta la realtà. Dobbiamo imparare ad accettare la realtà, perché se non abbiamo una corretta visione della realtà, inevitabilmente andremo a soffrire. E la sofferenza si manifesta quando la realtà esterna differisce dall'immagine mentale interna. Perché, ad esempio, noi abbiamo un meccanismo mentale per cui ci creiamo delle immagini mentali. Ci creiamo delle immagini mentali delle persone. Queste immagini mentali sono frutto, ad esempio, delle aspettative che noi abbiamo nei confronti di una persona e delle caratteristiche che in un preciso momento osserviamo nei confronti di una persona. Ora, la differenza sta nei termini che mentre la realtà esterna è in costante e continua trasformazione, e quindi è impermanente, cambia continuamente. La nostra immagine mentale tende a essere statica, tende a essere fissa. Per cui si arriva inevitabilmente ad un certo punto che non ci sarà più corrispondenza, non ci sarà più assonanza tra la realtà esterna e l'immagine mentale che noi abbiamo di quella realtà lì. E allora scatterà la sofferenza. Questa sofferenza nasce quindi dall'ignoranza del fatto che la realtà è in costante e continua trasformazione, mentre la nostra mente si crea una realtà statica che non esiste. Questo, ad esempio, noi incontriamo una persona, ci relazioniamo con una persona, ci creiamo quindi un'immagine mentale di quella persona e poi però quella persona lì, interagendo con noi, interagendo con tutto il resto dell'universo, cambia costantemente, istante dopo istante, in costante e continua trasformazione. E quando ad esempio non soddisfa più la nostra immagine mentale, cioè la realtà esterna, non riesce più a sostenere l'immagine mentale, noi ad esempio pensiamo che quella persona che si comportava una volta in un certo modo debba sempre continuare a comportarsi in quel modo lì, ad esempio in una relazione sentimentale, e quindi se ha un cambiamento iniziamo a soffrire, iniziamo ad andare in sofferenza, in malessere. E questo però è un qualcosa di inevitabile. Andare in malessere significa non accettare l'impermanenza della realtà. Quindi si tratta di non accettare che la realtà cambia costantemente. Il nostro potere è il potere di interazione. Noi possiamo dobbiamo intanto renderci conto che la realtà cambia continuamente. Questo è un fatto inevitabile. Per cui è la nostra immagine mentale che è sbagliata, non è la realtà. Abbiamo però il potere di interazione. Il potere di interazione in cosa consiste? Consiste nell'interagire. Interagire vuol dire comunicare fondamentalmente e dobbiamo imparare a farlo in modo efficace per riuscire in una costante e continua trasformazione, però quindi non sarà mai una realtà costante a se stessa, e riuscire a indirizzare, diciamo così, nel modo migliore il cambiamento in modo tale che possa sempre soddisfare delle nostre aspettative, che però dovranno inevitabilmente adeguarsi ai cambiamenti, perché nulla è costante. Accettare questo, accettare il cambiamento, accettare la trasformazione della realtà significa superare l'ignoranza, significa accettare l'interdipendenza degli eventi, significa accettare che tutto ciò che esiste è vuoto di esistenza intrinseca, cioè vuoto di esistenza stabile e costante, ma cambia continuamente. Noi possiamo interagire nel modo migliore utilizzando ad esempio la comunicazione seduttiva, la comunicazione ipnotica seduttiva, che è come seminare, diciamo, dei semi nel terreno fertile. Questo potere ce l'abbiamo. Dobbiamo però mantenere il distacco dal risultato per esercitare al meglio questo potere. Mantenere il distacco dal risultato significa non essere attaccati al risultato, ma vedere la realtà come uno strumento di trasformazione di se stessi, di noi stessi. In realtà, la realtà ci trasforma e noi possiamo cambiare, possiamo migliorare. Cambieremo sempre, ma la cosa importante è effettuare un cambiamento evolutivo, cioè un cambiamento dato dal miglioramento. Il miglioramento per eliminare la sofferenza consiste poi di fatto nell'eliminazione dei veleni mentali che frenano quello che è la nostra evoluzione. Quindi il cambiamento migliorativo consiste nell'eliminare sia l'ignoranza, quindi credere nell'impermanenza, credere nell'interdipendenza, ma anche eliminare i nostri propri veleni mentali, che sono figli dell'ignoranza e sono l'egoismo, la rabbia, i rancori, le gelosie, le invidie. Eliminando questi riusciremo a vivere bene, a vivere in armonia con noi stessi e a vivere in armonia con gli altri, in una
costante però dinamica, continua trasformazione. Per imparare bene queste tecniche, queste metodologie, vi invito venerdì 10 marzo alle 20.45 a Torino, in corso 113, presso l'Educatore della Provvidenza, dove terrò un corso proprio sulla comunicazione seduttiva per raggiungere l'amore e raggiungere la felicità. Quindi siete tutti invitati venerdì 10 marzo, ore 20.45 a Torino, Educatore della Provvidenza, in corso 113. Il riferimento per chi è interessata o interessato è il 333 15 11 703. Comunque nel box troverete tutte le info. Ciao a tutti.